La seconda ondata è arrivata un po' prima rispetto a quello che ci attendevamo. Ci siamo preparati molto per attenderla, per controbatterla, però è una seconda ondata che ha delle caratteristiche molto diverse rispetto alla prima ondata. La prima ondata, almeno per quel che riguarda le strutture residenziali per anziani e disabili, aveva colpito soprattutto in periferia, aveva colpito soprattutto i piccoli centri, le piccole residenze, e aveva anche una porta d'ingresso che era soprattutto da riferire alle persone che rientravano dagli ospedali. Questa seconda ondata è un'ondata che ha colpito la città, soprattutto tre grandi focolai in città, subito dall'inizio, che ha appunto colpito strutture di grandi dimensioni rispetto alle dimensioni minori della prima ondata. E infine ha una porta d'ingresso che è sicuramente diversa, perché la porta d'ingresso dagli ospedali l'abbiamo sbarrata con il doppio tampone, con gli isolamenti, quindi siamo sicuri che non viene da lì il virus. Il virus è lo stesso, ma è entrato sicuramente in un altro modo. Ma probabilmente questo è successo perché la società era in una situazione diversa. Durante la prima ondata avevamo CRA, strutture per disabili chiuse in un mondo in lockdown, chiuso. Adesso invece abbiamo una situazione in cui le strutture sono prevalentemente chiuse, ma in un mondo molto aperto. Attualmente i tre grandi focolai con cui era scoppiata l'epidemia, questa seconda fase epidemica, sono ormai spenti. Due strutture sono state completamente liberate, la terza ormai è in fase di liberazione. Rimangono un paio di focolai assolutamente attenzionati che non sono ancora del tutto raffreddati e sui quali facciamo le solite attività di vigilanza e di supervisione sull'evoluzione dell'epidemia. È una situazione comunque che ci tiene in allerta su tutta la provincia, perché al di là dei focolai c'è continuamente qualche situazione di allarme che ci costringe a fare dei provvedimenti di isolamento precauzionale, magari una sola persona, personale, operatore, ospite, che viene riscontrato affetto da positività. Tutto questo ci obbliga ad un monitoraggio molto stretto delle strutture. Un monitoraggio che è sia sulla salute degli ospiti, sia sulla salute degli operatori. Tant'è vero che abbiamo ormai regolarizzato un'attività di screening sul personale che un tempo era partita come screening sierologico, era quello che avevamo in mano ed era considerato un buon livello di screening, ed è stata progressivamente spostata questa attività di screening sui tamponi, dapprima i tamponi molecolari. Tuttora una buona parte dei tamponi viene eseguita come tampone molecolare e in quest'ultimo periodo con un'accelerazione sui cosiddetti tamponi rapidi, antigenici, che consentono probabilmente anche di svolgere un'attività di screening ancora più ravvicinata. L'obiettivo è quello di arrivare a fare uno screening personale ogni 15 giorni, uno screening degli ospiti una volta al mese. Ma al di là di questo c'è anche l'attività di controllo della temperatura, della saturazione, dello stato di salute appunto degli ospiti che deve essere continuamente monitorata, controllata per cogliere quegli elementi minimi di sospetto che poi innescano naturalmente le attività di controllo.